riusciamo a riconoscere l'amore anche in una scena di un film, in una strofa di una canzone o in un cartone animato, che nonostante ci fa emozionare, anche vivere vuol dire amare. Intrigo, un audio web serial di Giuseppe Costantino con Eleonora Bagliani, Mirko Ferramola e Angelo Favali. Il desiderio di maternità di Silvia è diventato un'ossessione al punto da comprare un bambino da una ragazza madre, una certa Noemi che non può permettersi di crescerlo. Comunque, io sono Silvia. So chi è. Lei è ricchissima. Perché non può avere figli? È sterile? Credo che questi siano problemi miei privati. Oh, mi scusi. Comunque lei pagherà le mie spese. Un appartamento carino e confortevole. Dato che comprerà il mio bambino e mi priverà di tutto quello che ho a questo mondo. Ho fatto già tutto. Resto a sua disposizione. Ma il suo marito sa di questo nostro piccolo affare? No, non lo deve sapere. È un uomo difficile. Lo metterò sul fatto compiuto a cose fatte. Ma Leonardo già si è insospettito e chiede a suo figlio Thomas di pedinare Silvia. Papà, so che mi cercavi. Ho un problema con quella pazza di mia moglie. Cosa dovrei fare, papà? Seguila, spiala, pedinala. Ma lo sai com'è Silvia? È una donna particolare, con i suoi momenti. Me ne frego delle sue crisi. Prendila a calci in culo se è necessario, ma portala qui. Va bene, papà, ci provo. Ma sai com'è quando si impunta? Non ti ho fatto venire qui per provarci, ma per riuscirci. Vai, muoviti! Silvia accusa suo marito di averla fatta cadere rovinosamente. Non hai niente da dirmi. Guarda come mi hai ridotta. Ho un occhio viola. Adesso come faccio ad andare in giro così? Almeno chiedimi scusa. Ah, io dovrei chiederti scusa. Mi sembra il minimo, non credi? È colpa mia se sei un'imbranata, che basta un alito di vento per farti cadere. Tu mi tratti come se fossi la tua schiava. Anzi, peggio. Ma cosa t'ho fatto? Senti, smettila con questa arietta da martire. Se devi uscire, infilati un bel paio di occhiali. Adesso che ti spiace, vorrei continuare a godermi la colazione in santa pace. Silvia si incrocia con Thomas, il figlio di Leonardo. Ti va di fare quattro chiacchiere? Ciao, Thomas. Però, che look! Questi occhiali? Fammi vedere come ti stanno. Che hai fatto all'occhio? Niente, non ho fatto nulla. Sono sbattuta contro l'anta dell'armadio. Cose che capitano. Dovresti stare più attenta, non è la prima volta che ti vedo con lividi e graffi. Si vede che sono una persona goffa. Vuol dire che non ne combino una giusta. Sai che non è vero. La verità è che di me ti puoi fidare. Sì, lo so. Ah, sei qui a fare conversazione con mio figlio. So che hai il desiderio di maternità, amore. Però Thomas ha già avuto una madre. Non ha bisogno di un'altra mamma. Quindi smettila di chiacchierare e vieni nel mio ufficio. Questo amore tuo ho superato il limite della felicità. Della felicità.